In questo video tutorial vedremo come realizzare un QR code all'interno di InDesign CC. Supponiamo di dover posizionare il link del QR code che permetterà il download della rivista gratuita interattiva Flow Magazine all'interno di questo volantino. Quindi, prima cosa da fare è posizionarsi nel punto in cui vogliamo mettere il QR code e avere a portata di mano il link diretto che porta alla nostra rivista interattiva. Noi abbiamo incollato il link qui di fianco. Copiamoci questo link, selezioniamo la gabbia di testo nella quale vogliamo far comparire il QR code e col tasto destro generiamo il QR code all'interno di InDesign. Si apre la finestra nella quale noi potremo incollare il nostro link che potrebbe essere di tipo collegamento web, testo normale, messaggio di testo, email o biglietto da visita. Una volta incollato, possiamo anche decidere il colore da attribuire al nostro QR code in modo che sia adatto alla visualizzazione del fondino, in questo caso bianco, come quello che abbiamo precedentemente realizzato. Come vedete, è molto semplice e intuitivo realizzare all'interno di InDesign CC dei QR code vettoriali che possono anche essere scalati e portati in un'altra applicazione senza perdere risoluzione.